Uno dei temi fondamentali da trattare quando si lavora per l'evoluzione spirituale, per un processo iniziatico, è il tema della pigrizia, che la sua pigrizia è uno dei più grandi ostacoli alla crescita personale. Prima di indagare cos'è pigrizia come inquinante della mente, vediamola invece come l'aspetto animico della pigrizia, insomma, il fatto di fare il meno possibile. E beh, un felino dopo che ha cacciato va a dormire, cioè dorme più che può. Cioè, gli animali in generale tendono a fare quello che è indispensabile, ma non di più. E questo è un principio di economia che consente un risparmio energetico e che è a funzionare alla vita. Quindi il sistema parasimpatico, il rilassamento, è qualcosa che appunto è la contraltare del sistema simpatico, cioè dell'attivazione. Quando parliamo di pigrizia, però, parliamo come inquinante della mente, cioè quell'ostacolo che ci impedisce di realizzare chi siamo. Quindi l'pigrizia è, come dal punto di vista egoico, è un ostacolo alla vita. La vita è realizzare chi siamo. E la pigrizia impedisce questo. Faccio questa immagine. Questa immagine può essere egoico o animica. È animica se la persona recupera energia e ne ha bisogno. È egoica se non fa ciò che va fatto per realizzarsi. Prendiamo una camminata, c'è qualcuno che vuole arrivare in cima e ci mette lo sforzo necessario, il retto sforzo, c'è qualcuno che si ferma, basta, tira indietro. Ricordo una volta che mi trovavo in montagna con una persona che era stata anche mia cliente in quel periodo lì, e mi accorsi che camminando in salita a un certo punto disse: ma qui si fatica troppo e così via. Non è che era stanca, è che non aveva capacità di tenuta. Per me quello fu un segnale forte che mi fece comprendere quali tipi di lavoro doveva fare perché la pigrizia era uno degli ostacoli più grandi alla sua trasformazione. Un'altra immagine è questa: una persona vuole raggiungere un determinato scopo e risultato, ce la mette tutta e fa parecchio, a un certo punto è tirato indietro da questo elastico. Elastico perché lo porta alla tensione, alla tendenza che si ha a volte da piccoli, cioè di seguire la via di minor sforzo. Quando la cosa si fa in salita, molte persone pensano che dunque, quando si comincia a faticare vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato. No, non c'è qualcosa di sbagliato. La via spirituale è faticosa. La via della realizzazione riporta fatica. Bisogna distinguere tra retto sforzo e sforzo invece egoico. Sono persone che lavorano tantissimo, ma non stanno facendo. Ma dal punto di vista, per esempio, buddista, sono considerate pigrizia. Quella cosa lì è inutile. È utile ciò che ci porta all'evoluzione, alla trasformazione. Ho già detto, quindi, da una parte la passività all'attività, possiamo anche parlare di recettività all'attività, possiamo parlare di sistema parasimpatico, sistema simpatico, possiamo parlare però anche di entropia e sinergia. Entropia, cioè andare verso il disordine, sinergia, stiamo andando verso l'ordine, verso livelli più alti. Il problema nasce quando questa separazione, questa distinzione si radicalizza. Quando siamo esposti ad esempio a delle autorità false, è chiaro che dentro di noi si crea un'opposizione, quindi si genera un'opposizione, un blocco e molte volte la pigrizia non è altro che un'autorità violenta interiorizzata. E allora la pigrizia è la ribellione del bambino contro l'adulto che non rispetta e che non stima. Il compito di un'autorità interiorizzata, sana, è quello di far convergere le forze e molte volte ci vuole una certa abilità. Bisogna saper prendere per mano i bambini interiori e saperli guidare senza violenza, senza prepotenza, ma con molta gentilezza, sempre con metta, amorevole benevolenza, amorevole gentilezza o benevolenza incondizionata e senza mai usare, guardate bene, qua, che cosa? Il giudizio. Perché il giudizio per sciogliere la pigrizia è la peggior cosa che esista, perché il giudizio è la benzina sul motore sulla sua pigrizia, perché allora aumenta. Porta in fondo la pigrizia, a un certo punto di vista, è la manifestazione di un conflitto interiore. Questo conflitto interiore a livello egoico ci sarà sempre, e a livello animico dove la pigrizia smarisce del tutto. Del tutto perché si è felici di alzarsi al mattino, perché si ha davanti una giornata ratiosa, non si vede l'ora di alzarsi. La depressione cos'è? È l'opposto, è non vedere nulla che valga la pena per alzarsi da letto. Allora, passare dalla depressione verso la realizzazione significa saper sconfiggere questo grave problema.
questo, la pigrizia, questo sintomo. La pigrizia è un sintomo, è un segnale. Allora, questa settimana vi invito tutti a farvi allenarvi, a vedere quali sono le vostre zone di pigrizia e sapere come si fa. Bisogna saper trattare le parti diverse in modi diversi. Ci saranno le parti che hanno bisogno di incoraggiamento, ci sono le parti che hanno bisogno di essere ascoltate, di essere comprese per poter poi mettersi al servizio dell'anima, e ci sono quelle invece che sono semplicemente diseducate, sono diventate narcisiste, il mondo gli deve tutto, e queste vanno educate ma con mezzi diversi, cioè bisogna sapergli far pagare il prezzo. Cioè, va bene, vuoi essere pigro? Ok, perfetto, va bene, adesso stai così, però dopo fai una cosa che ti pesa ancora di più. Non credo che ci siano modi di evitare questo per la maggioranza delle persone, perché come dire, l'autopenalizzazione, la capacità di utilizzare anche premi e punizioni per certe cose è praticamente indispensabile, perché c'è un livello che funziona a livello animale, insomma. E per quel livello non ha senso fare troppi ragionamenti, bisogna saper agire e utilizzare bene i mezzi di quel livello lì. Se voglio che mio gatto non mi svegli alle 4 del mattino per prendere il cibo, è inutile che gli parlo tanto, che lo coccolo. Semplicemente quando mi sveglio alle 4 del mattino prendo un sacchetto di denaro, lo spavento e lo fa due volte, dopodiché non viene più. E il problema è finito, sto bene lui e sto bene io. Guardate, il tema della pigrizia ha a che fare con la volontà. La volontà è un po' un muscolo, se va allenato. Ma va allenato non necessariamente perché facendo delle cose particolarmente utili. Cioè, uno va in palestra e solleva dei pesi, non è che fa una cosa particolarmente utile alla società. Però si robustisce almeno. Certo, sarebbe meglio farlo facendo delle cose utili. Vabbè, lasciando perdere questo. C'è proprio un allenamento del muscolo della volontà che le strutture nevrotiche hanno particolarmente debole. Tranne gli ossessivi, che invece ce l'hanno forte, ma ce l'hanno perché non è una buona volontà, è una cattiva volontà, una volontà in direzione sbagliata. La nevrosi, proprio perché conflittuale, indebolisce la volontà. L'esempio estremo sono le persone intossicati, i quali hanno proprio, gli manca completamente la forza di volontà, se prendono un impegno non riescono a mantenerlo. E noi da un certo punto di vista siamo un po' tutti tossici, quindi il muscolo della volontà è qualcosa che i popoli, per esempio, più a contatto con la terra non hanno. Cioè ci sono persone che prendono l'acqua, fanno 30 km e non si pongono problemi di quanto fatica fanno, lo fanno e basta. Mentre da noi è faticoso anche andare a prendere l'acqua minerale col cestello, no? Perché siamo abituati così. Anche gli animali abituati diventano pigri, se gli dai da mangiare agli orsi dopo un po' non si muovono più, vogliono solo cibo dagli uomini. Quindi è una tendenza che si basa sul principio dell'economia del risparmio energetico, ma sul quale poi l'ego ci marcia. Quindi prendersi delle auto-osservarsi, vedere quando ci diciamo questo non lo faccio, questo non, decidere se è sensato farlo o no. Se è un atto di pigrizia ci vuole la capacità di discernere, se è un atto di pigrizia sapere che quello è una debolezza della volontà ed è qualcosa che mina la propria possibilità di realizzarsi. Se invece è il momento di che uno deve recuperare energie, è sacrosanto. Quindi avere questo discernimento, recupera energie, è veramente utile oppure è semplicemente una carezza all'ego? Meno l'ego è carezzato, più probabilmente andrà da qualche altra parte. Ecco, questo senso qua. Allora, un altro modo di vedere la pigrizia è questo. È una maniera di esternalizzare i costi di che cosa? Della propria cattiva politica. Non so governare me stesso, mi faccio prendere da parti poco evolutive che mi portano in giro come un maestro di scuola o un conduttore di gruppo che non sa tenere a bada gli elementi di disturbo. Ecco. Allora, questa cattiva politica viene fatta pagare il prezzo ad altri oppure agli altri membri del gruppo interno che non possono evolvere. Ecco, quando noi utilizziamo una cattiva politica, una cattiva gestione di noi stessi, appunto, attraverso la pigrizia, arriva sicuramente un senso di colpa, che può essere estrinseco, e va bene, quindi nevrotico, ma anche spesso è intrinseco, cioè l'anima soffre per questo. Si genera una forma di paura, di ansia, e naturalmente accade che questo senso di colpa venga coperto regolarmente dalla rabbia, che poi viene proiettata su altri, quindi si individua negli altri le cause, si generano tutte le teorie ombrello ben note.
In ogni caso si tende a poi a punire, per evitare la punizione immaginata di questo, si tende, come fanno i bambini, a punire se stessi, per esempio, non realizzandosi, o a punire, cercare di punire altre persone. Quindi c'è una ottima motivazione per vincere la pigrizia e sviluppare una volontà sapiente, forte e buona, ecco. Ma anche forte. La pigrizia è una volontà debole. Ecco, questo è l'atteggiamento. Volevo collegare il tema della pigrizia col tema della giustizia. La giustizia per Aristotele è dare a ciascuno il suo. Ora, che cos'è il suo per un'altra persona? È rispetto, è riconoscimento, l'apprezzamento, l'insieme di tutte le qualità dell'essere. Bene, la pigrizia è un inquinante, quindi la pigrizia di per sé è ingiustizia, perché io cerco di evitare i pesi scaricandoli su altri. O scaricandoli su parti di me, che poi è la stessa cosa alla fine, nel senso che poi comunque gli altri ne pagheranno un prezzo. Comprendere tutti questi aspetti della pigrizia, avere una visione d'insieme, consente all'io, alla parte sana dell'io, di avere ottimi argomenti per non caderci dentro. Ad esempio, una delle ragioni per cui le persone non praticano la meditazione non è che hanno ragioni metafisiche, è perché ci vuole una decisione, va mantenuta la decisione. Ora, mantenere la decisione nel tempo è molto difficile. Perché? Perché uno è stanco, perché uno c'ha voglia di fare un'altra cosa e così via. Quindi, che cosa significa? Che la pigrizia fa sì che io prometta a me stesso, ad altri, una cosa e poi non la mantenga. Cioè, che quindi io non sono più la mia parola, non più rispetto più la mia parola con me stesso. Quindi, in altri termini, non sto rispettando me stesso. Non mi sto rispetto vuol dire vedere due volte, non mi vedo due volte, cioè vedo solo gli aspetti egoici e non vedo il divino che c'è dentro di me, la mia anima. E questo è un tradimento di sé. Ecco perché la pigrizia è un inquinante che costituisce un tradimento di sé e degli altri, che impedisce lo scorrere dell'amore. Allora, da una parte possiamo mettere pigrizia e dall'altra possiamo mettere amore. Come ci insegna Angela Volpini, tutti dichiarano di aver bisogno d'amore. Quale amore? Quello degli altri? No, del proprio amore, cioè di diventare capaci di amare. E per sapere essere capaci di amare bisogna essere capaci di vincere in modo sereno, con benevolenza, la propria pigrizia. Non si può essere genitori se si è pigri. E non si può essere genitori di bambini e non si può essere genitori di se stessi. Non si può essere, perché l'esempio che si dà è un cattivo esempio. Questo vale non solo per la pigrizia, ma per tutti gli inquinanti. Oggi ci occupiamo della pigrizia, vi ha parlato di questo. Altri due aspetti importantissimi della pigrizia sono la procrastinazione, la delega, cioè adesso non ce lo voglio, lo farò dopo. Allora, alcune volte ha senso, e quindi un buon governo, se dire di sì, è meglio lasciar perdere. Altre volte, invece, è semplicemente un atto di pigrizia che non rigenera nuove energie, al contrario, perché se io devo fare una telefonata e la rinvio, magari la telefonata mi costa 10 di energia, ma il rinviarla me ne costa 1000, perché ho il pensiero ancora dentro, ho in conflitto se farla o non farla, capite? Quindi non è un atto di economia. La delega, non sto parlando di usare termine che non è corretto, anziché fare una cosa cerco che la faccia qualcun altro, no? E spero che la faccia, ma non è detto che lo faccia l'altra persona, no? Allora è conveniente fare così, o faccio io, la facciamo finita. Ecco, ha a che fare con, quindi, la procrastinazione, la delega, ha a che fare proprio con la generosità, il prendersi carico, no, delle cose. Per esempio, nell'Oceano Blu, si dice che un modo con cui si seleziona le persone è quella di mettere le condizioni in cui si vede se sono solerti e solleciti. Perché se uno è solerte e sollecito, non costerà sulla azienda, sulla comunità, il coso che invece la pigrizia costa, perché la pigrizia è una persona, un carico addosso al gruppo, c'è poco da fare. Ecco. Quindi ecco perché è così importante comprendere a fondo cos'è pigrizia. Ogni volta che riusciamo a vincere un pezzo della nostra pigrizia stiamo facendo un regalo e è un atto d'amore, un atto d'amore veramente per gli altri e per noi stessi. Allora, attenzione a dare feedback sulla pigrizia di un'altra persona, perché di solito si può scatenare la reattività dell'altro. Come mai? Perché la persona, abbiamo detto, che è in pigrizia, è preda di un conflitto. L'anima vuole una certa cosa, vuole renderlo attivo e fare in modo che si realizzi, e
Il governo non è in grado perché non è in grado di coordinare le parti interne, allinearle, come un maestro in classe che non sa tenere silenzio, che non sa gestire la disciplina in classe. Un governo che fa una cattiva politica si sentirà in colpa. Per coprire i sensi di colpa, lo strumento normale è la rabbia. E quindi la rabbia ha bisogno di giustificazioni. Giustificazioni che sono i bambini che non sono bravi, che la scuola non va bene, che fare questa azione non serve. Quindi qualunque giustificazione va bene. Quindi la rabbia viene sostenuta attraverso che cosa? Attraverso teorie ombrello che non c'entrano niente con la vera natura. La rabbia dipende dal fatto che svolgo una cattiva politica. Siccome non lo posso ammettere, perché se no finirei dentro il giudizio e quindi ancora un maggior senso di colpa, devo trovare delle teorie ombrello. Quindi dare feedback a una persona su questo tema richiede molta accortezza. La cosa importante, possibilmente, è avere un contratto, avere, come dire, una regola, una cosa accettata, perché altrimenti si va a mettere, a toccare il dito, si va a mettere, si scatena, a mettere il dito dove sono delle vipere. Ecco. Teniamo conto che la pigrizia è altamente alimentata dalla cultura orale dentro cui ci troviamo, in cui tutto deve essere facile. E quindi abbiamo l'inconscio culturale contro, il potersi godere le cose, stare lì, coccolarsi. Questa cosa dei grandi che si devono coccolare è ben strana, perché credo in culture normali che un grande si coccoli, francamente, non avviene. Perché si ama, e se si ama non c'è bisogno delle coccole, è sempre in coccole, cioè voglio dire, non ha bisogno, ecco. È quando una cultura oppressiva dove da una parte si squama vivo e dall'altra ha bisogno delle coccole, cioè, quindi da una parte fa dei lavori schifosi, scavo salariato, dall'altra poi ha bisogno di coccole. Questo non è un essere umano realizzato.